Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In primo piano le prove scritte della maturità 2022. Tornano dunque le prove, quella di italiano ha visto gli studenti impegnati tra Pascoli e Verga, l'elaborazione di un testo sui temi del Covid, delle leggi razziali, dell'iperconnessione e sul potere che la musica esercita sugli esseri umani. Sentiamo le impressioni raccolte da Silvia Guerrieri. Allora ragazze, com'è andata la prima prova? Ve l'aspettavate più difficile? È stata... Diciamo che almeno io ho fatto un paragone con l'esame di maturità dell'anno scorso, cioè gli scritti del 2019. Rispetto a questi erano molto più ragionevoli, cioè era molto più semplice farli anche con le varie tipologie delle tracce. Era ammissibile, diciamo, un po' a tutti. Cosa vi aspettate per le prossime prove? Sicuramente penso che saranno un po' più difficili rispetto a questo, che sinceramente è stato molto più facile di quando io avevo previsto, soprattutto per gli orari. Gli scritti, a quando abbiamo potuto venire, comunque raggirando un po', scrivendo, ce la facciamo, però sembra che per gli orali c'è un po' più di timore, comunque la paura di bloccarsi, queste cose qua, però comunque speriamo tutto bene. Diciamo che questa prima prova d'esame non era troppo difficile, è stata in realtà abbastanza semplice. E poi per le prossime prove c'è sempre un po' d'ansia, però non ci aspettiamo chissà qualcosa, non ci aspettiamo niente di impossibile. Sì, infatti era sicuramente molto alta l'aspettativa, ma in realtà tutto molto più semplice di quello che immaginavamo, quindi sono sollevata, devo dire. Sì. Erano molto semplici rispetto a cosa immaginavo. Che cosa vi ricorderete di questi 5 anni di scuola? Non sono disperata. Soprattutto la fatica, certamente, ma anche il divertimento comunque. Sì, soprattutto il divertimento. Vi mancheranno i compagni di classe, le avventure a scuola. E con i professori. Con i professori anche. Si terrà il 6 ottobre presso il Tribunale di Foggia l'udienza preliminare per gli 8 indagati tra dirigenti e funzionari comunali, oltre ad alcuni imprenditori, nell'ambito dell'inchiesta di Procura e Guardia di Finanza sul presunto sistema di atti falsi e di favori al comune di Peschici. Ce ne parla Lucia Piemontese. Sono 8 le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'indagine della Procura di Foggia e della Guardia di Finanza sul presunto sistema di atti falsi e favori al comune di Peschici. L'operazione scattò a gennaio scorso e portò agli arresti domiciliari l'ormai ex dirigente dell'ufficio tecnico, l'architetto Massimo D'Adduzio, che oggi è in pensione, e Giuseppe Mastro Matteo, responsabile del servizio demanio marittimo. Ci fu invece un'altra misura cautelare, una misura interdittiva per 12 mesi, poi revocata, per i restanti 6 indagati, ovvero il dirigente comunale Luigi Forte, responsabile del settore affari generali, l'istruttore tecnico del settore ambiente Domenico Martino, gli imprenditori Domenico Salvatore Mastro Matteo e Leonardo Lagrande, referenti del CDA della società cooperativa Coop Service, e ancora gli avvocati e coniugi Raffaele Sciscio e Maria Pia Denittis. Sciscio è conosciuto anche come vice sindaco del comune di Vico del Gargano. La GUP Michela Valenti ha fissato l'udienza preliminare per il 6 ottobre prossimo. La parte offesa è il comune di Peschici, rappresentato dal sindaco Franco Tavaglione. Quasi tutti gli indagati hanno contestato le accuse mosse nei loro confronti e hanno già svolto interrogatori di garanzia. Denunciare è importante per estirpare il senso di omertà che favorisce le organizzazioni mafiose, che con l'estorsione e le intimidazioni minacciano il territorio. Lo ha detto a chiare lettere l'imprenditore Lazzaro D'Auria, che da tempo vive sotto scorta. La sua testimonianza in un incontro organizzato dal FAI, dall'Associazione Libera e dalla Fondazione Antiusura di Foggia, Buon Samaritano. Fabrizio Sereno. Una grande presenza di cittadini del territorio e di istituzioni, che cosa si prova? È un bel segnale per lei e per il territorio? Sicuramente è un bellissimo segnale, perché si nota e si vede che la gente è stanca, inizia ad staccarsi da quel velo di umiltà che la abbracciava. Sono contentissimo che Daniela Marconi mi ha portato i saluti dei cari che non ci sono più, quelli che hanno preceduto me con denuncia. Sono contento che a Cancella
la moglie di uno di due fedeli Luciani ha urlato vicino agli agricoltori e agli imprenditori che stavano di denunciare. Sono contento che fino ad aprile ha detto vicino ai presenti: non dovete stare con Lazzaro, ma dovete essere come Lazzaro. Sono contento anche quando Tano ha detto e ha rendicontato i soldi che la mafia toglie dal territorio, soldi che sono dei figli di chi li ha prodotti e sono una mancanza di investimenti futuri per il territorio. È stata una bellissima manifestazione e soprattutto hanno partecipato gli uomini dello Stato, eccellenza il prefetto, il questore, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e la DIA. Quindi significa che questa squadra Stato ha deciso già da tempo di continuare a stare vicino a noi cittadini. Il revamping del bacino Alti Fondali e il nuovo piano regolatore portuale per Manfredonia. Previsti ingenti investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura pari a circa 120 milioni di euro tra risorse derivanti dal PNRR e quelle destinate dalla istituzione delle ZES. Abbiamo sentito il presidente dell'autorità portuale Ugo Patroni Griffi. Allora, noi abbiamo un progetto di revamping del BAF, del bacino antifondali, molto importante, che quota 120 milioni di euro fra fondi che sono sia legati al PNRR sia legati alle ZES, perché è un'infrastruttura che serve una macro regione che insiste sulla ZES, questa della Molidaunia, molto importante. Adesso noi stiamo affidando i servizi di ingegneria che ci permettono di avere un progetto cantierabile, più che cantierabile, appaltabile sostanzialmente. L'idea è di arrivare entro la fine di questo anno alla pubblicazione del bando di gara per poi dotare finalmente Manfredonia di un'infrastruttura fortemente resiliente e in grado di assecondarne la crescita. L'altro asset importantissimo per Manfredonia è quello del piano regolatore portuale. Manfredonia purtroppo in Italia è uno dei due porti privi di piano regolatore portuale, anche quelli antichi. In realtà questo è un po' impreciso, perché Manfredonia il piano regolatore portuale ce l'ha, come ce l'ha Gioia Tauro, che è un po' più grande di Manfredonia, che è il piano ASI, che per in virtù di una norma transitoria della legge 84 diventa piano regolatore portuale. Quindi il piano regolatore portuale, voglio tranquillizzare tutti, esiste, solamente che non è adeguato. È lo strumento di pianificazione dello sviluppo e del futuro della portualità sipontina per i prossimi 30-50 anni, quindi non lo possiamo sbagliare. Abbiamo già idee chiarissime su quello che bisogna fare, bisogna recuperare le potenzialità non solo di Manfredonia ma anche le potenzialità di Monte Sant'Angelo, il cui territorio ricade gran parte della zona retroportuale, e soprattutto ricade un'infrastruttura che noi vogliamo riqualificare, che è un vecchio porticciolo a servizio industriale che secondo me noi potrebbe diventare una delle banchine più promettenti dell'Adriatico Meridionale per il Project Cargo. Equal Salari è il riconoscimento assegnato dalla Fondazione omonima svizzera alle aziende che si contraddistinguono in termini di parità di genere per il trattamento salariale. Il riconoscimento è andato ad un gruppo del Sud, il gruppo Maiora Despar. Sentiamo le interviste. Maiora hanno fatto un bel lavoro e sono riusciti a essere a parità per quanto riguarda il pagamento delle donne. Questa certificazione significa tantissimo sia per la nostra azienda, e premia lo sforzo dell'azienda ma anche dei collaboratori, i nostri colleghi, 2500 colleghi in 7 regioni d'Italia, ma è anche un riconoscimento per il nostro territorio. È vero che le discriminazioni di genere sono un fenomeno, per non dire una piaga, che affligge
la nostra società, ma è vero che si può fare qualcosa a livello individuale, come ente, come azienda, per poter dimostrare che si può andare oltre certi stereotipi e superare queste disuguaglianze. E quindi oggi siamo ben lieti di ricevere questa certificazione da parte della Fondazione Equal Salary dell'Università di Ginevra. In Italia solo 5 aziende hanno ricevuto questa certificazione: Ferrari, Credem, Philip Morris, Wind 3 e noi di Maiora qui al sud. Questo modello che voi utilizzate, che è stato, diciamo, in un certo qual modo certificato, si basa su quali principi, anche di carattere operativo? Si basa sull'analisi delle buste paga, innanzitutto, quindi sulla verifica dell'insieme del monte salariale che noi distribuiamo ai nostri colleghi, e quindi un'analisi puntuale e individuale di tutte le buste paga per, appunto, assicurarsi che non ci siano disparità di trattamento tra uomini e donne, innanzitutto. E poi c'è tutto un aspetto invece rigoroso di verifica delle procedure interne, per assicurarsi che, al di là del mero aspetto numerico, sia riconosciuto alle donne, siano riconosciute alle donne le stesse opportunità degli uomini. Noi discriminiamo solo in base all'impegno e alla capacità individuale, non certo in base al genere. Concerto alla Luna, il Rotary per Child Life, un evento organizzato dai 9 club della provincia di Foggia per curare, con interventi chirurgici pediatrici, i bambini del Vietnam e della Mongolia. Si tratta di borse di studio donate all'associazione Child Life, i cui responsabili sono il professor Martin Corbali a livello internazionale e il professor Fabio Bartoli del Policlinico Riuniti per la Capitanata. Ce ne parla Beniamino Pascale. L'incontro di questa sera è, diciamo, organizzato attraverso un concerto di solidarietà. Lo scopo è quello di organizzare delle borse di studio lavoro per consentire a dei chirurghi pediatrici, in questo caso del Policlinico Riuniti, di andare ad operare in zone disagiate della terra, nello specifico in Vietnam, per un periodo di soggiorno lavoro di 2 settimane. Si tratta di 2 dottoresse della chirurgia pediatrica del Policlinico Riuniti e andranno a lavorare approfittando presso strutture di un'associazione umanitaria che da anni opera in questi territori disagiati, che si chiama Child Life. Faccio parte dell'associazione Child Life, Child Operational Life, che si occupa di operare bambini con malformazioni complesse in zone, diciamo, anche disagiate in tutto il mondo, ma soprattutto in Vietnam. È una bellissima iniziativa, se ne è parlato, io mi ricordo, a San Severo, quando abbiamo festeggiato l'anniversario del club, proprio sul forum sulla sanità infantile. Sono contento che il progetto poi stia andando avanti. L'anno prossimo, dal 1° di luglio, insieme al nostro governatore Gianvito Giannelli, io continuerò questo progetto, che vede come attori principali tutti i club della provincia di Foggia. I club della provincia di Foggia sono 9 e da molto tempo stanno lavorando sul territorio. Chiaramente, insieme agli amici pure del distretto, se vogliono contribuire con le loro capacità imprenditoriali come medici e come altro, il distretto cercherà di avere molte risorse per favorire questo progetto. Bene, è tutto anche per questa edizione del TG. Grazie per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani.